Dottor Bastianelli, benvenuto a Ponza. Qual è il suo ricordo più bello legato a questa bellissima isola? Ma è la prima volta, il ricordo più bello è sempre la prima volta, no? Diciamo, di solito si dice questo caso, sì, perché la prima volta che sono venuto era, diciamo, il primo viaggio, tra virgolette, romantico che facevo e dormivo proprio là, ho dormito là e facevo un bel ricordo. Non mi ricordo più neanche con chi forse, però era molto bella, no? Quest'anno festeggiamo i primi 10 anni di Ponza d'autore. Sì. Quali sono stati, secondo lei, i momenti più importanti di questi ultimi 10 anni, i personaggi che sono stati più incisivi e che cosa ci riserva il futuro? Ma sul futuro, diciamo, dobbiamo essere ottimisti. Secondo me questo momento, dai momenti negativi, dai momenti bassi, diciamo, di solito ci si riprende sempre e si riparte. Diciamo che questo è un periodo molto difficile, di grandi cambiamenti, quindi, diciamo, sul futuro direi che abbastanza ottimista, perché sta aumentando, credo io, la consapevolezza che bisogna cambiare. Sugli ultimi 10 anni, secondo me, ne sono successe troppe per avere un ricordo, oppure pensare quali sono state le persone, diciamo, i personaggi più importanti. Mi dedico alla cosa più facile, parliamo dello sport, direi, io visto che vengo dal nuoto, sono nuotatore, Michael Phelps è stato un personaggio che si ricorderà per sempre, quindi personaggi importanti sono quelli che non si dimenticheranno mai, e questo dallo sport l'ho presa facile, però è lui. Grazie, benvenuto ancora a Ponza. Prego. Qual è il suo ricordo più bello legato all'isola di Ponza? 10 anni fa, in barca, ormeggio qua fuori, e poi una domenica pomeriggio tornando verso Anzio con il vento in poppa e io al timone. Quest'anno celebriamo i primi 10 anni di Ponza d'autore. Secondo lei quali sono stati i momenti, i fatti, i personaggi più importanti dal 2008 ad oggi e che cosa ci riserva il futuro? Mi ricordo questi ultimi anni un scoppiettante Gerardo Greco, mi pare anche un David Parenzo, altrettanto scoppiettante, e ci riserva per tanta attualità, immagino, tante risate e tanta altra energia. Il ricordo più bello è quello del rammarico di non essere mai venuto, nonostante avessi casa per lavoro proprio ad Anzio per 18 mesi. Quello è il ricordo più bello, perché è un posto stupendo, ogni volta un grande desiderio che oggi si realizza, insomma. E degli ultimi 10 anni sicuramente i fenomeni migratori sono quelli che hanno interessato e che poi interessano la mia parte, insomma, di territorio dove lavoro, in Sicilia, Ragusa, e quindi è sicuramente quello che tutt'oggi e quotidianamente mi impegna e impegna tutti quanti noi sotto vari aspetti di vista, soprattutto umano più che professionale.